Sono Giorgio Bronco, e sono nato nel 63 qui a Città della Pieve. E ho iniziato, diciamo, a interessarmi a quello che è tutto quello che è manuale e l'approccio con la materia in genere fin da ragazzo. Mi ha sempre appassionato tutto ciò che veniva fatto con le mani, e in particolare la trasformazione e l'interazione che si aveva con una materia, una qualsiasi materia. Poi via via ho iniziato lavorando nel campo meccanico, appunto come meccanico da ragazzo per qualche anno, e poi comunque sia mi sono sempre interessato appunto a quello che è l'artigianalità, frequentando vari laboratori come dal falegname al fabbro, chi lavorava la ceramica, la scultura della pietra, e facendo un po' questi percorsi così mi sono piano piano accorto che prediligevo sempre più ciò che era l'approccio con una materia un po' più ostica, un po' più, diciamo, dura da lavorare. E così piano piano mi sono appassionato alla lavorazione del ferro e anche parallelamente un po' anche alla pietra, perciò la scultura. E in seguito ho abitato per circa 2 anni a Berlino, e lì ho iniziato, diciamo, la conoscenza e lo studio e la lavorazione effettiva del materiale ferro. Perché c'erano, mentre lavoravo, facevo altro su, c'erano queste scuole del popolo, come chiamano loro, Volkshochschule, dove anche in orari diversi si poteva imparare un qualche mestiere, una qualche lavorazione. E io lì ho approcciato alla lavorazione, appunto, del ferro dal metodo tradizionale, con la forgia a carbone, tutto quello che era la forgiatura, e lì ho imparato abbastanza per la lavorazione, perché logicamente prima di qualsiasi interazione con un materiale bisogna conoscere il materiale e di pari passo l'attrezzatura, gli attrezzi, gli utensili per lavorare quel materiale, perché sennò non si va da nessuna parte. Ok, e al ritorno in Italia ho frequentato la bottega di un artista qua a Bevagna, che è Paolo Massei, che era diciamo, anche lui ha iniziato come apprendista in una bottega fabbrile, e poi via via si è andato formando come artista, e adesso è un artista abbastanza affermato, e lì ho passato diverso tempo da lui, interagendo e approcciandomi anche al campo della scultura. Tramite lui ho conosciuto il Centro d'Arte e Cultura Torre Strozzi a Parlesca, e lì ho iniziato a approcciarmi, appunto, ancora di più a quello che è il mondo della scultura, e conoscendo anche artisti un po' di tutta Italia e anche europei, a interagire, e così piano piano sono entrato in questo mondo, sempre logicamente parallelamente mantenendo il lato diciamo artigianale, che insomma perlomeno in quella fase e ancora adesso è quello anche che mi dà da vivere. La prima cosa da sapere è il materiale che si lavora, il ferro. Perciò sapere a quanti gradi devi portare il metallo quanti gradi di riscaldamento devi portare quel materiale per fare quella determinata cosa con quel materiale, plasmarli in quel determinato modo, e sapere che tipo di ferro scegliere per fare quel determinato tipo di lavoro. E questo logicamente sì, è vero, lo impari da maestri, da chi già sa, ma poi è una sfida continua che devi scoprire un po' man mano, sbagliando, buttando cose, eccetera.
Io diciamo che lavoro un po' sempre alla vecchia maniera con la forgia a carbone, praticamente che è lo strumento principale per riscaldare il metallo, che consiste in praticamente in una costruzione metallica con un fornello al centro, una ventola che convoglia l'aria al centro dove c'è il carbone che si accende prima. È un procedimento, è un po' un rituale l'accensione della forgia, perché prima appunto va creato lo spazio al centro, poi acceso il fuoco con dei legnetti, il migliore sarebbe il ciocchetto di erica o di scopo, volgarmente secco. Inizia il fuoco, una volta che il fuoco è ben avviato, piano piano si mette sopra il carbone, da quello più fino, poi quello sempre un pochettino più grande, questo diventa incandescente, poi si mette il pezzo di ferro nella forgia e da lì, una volta che si è diventato rovente al punto giusto, si passa alla lavorazione, che può essere la martellatura, oppure la torsione, o la divisione in due pezzi tramite con lo scalpello, si spacca, tutto quello che è a secondo di quello che si vuole realizzare. Ma è un procedimento veramente entusiasmante, perché è una tipologia veramente di lavoro in quei momenti che ti riporta a un'epoca arcaica, no? Perché ancora avviene questa lavorazione come veramente veniva fatta centinaia di anni fa. E così ti riporta un po' a tutto quello che è i vecchi fabbri, diciamo, che plasmavano il metallo nella stessa maniera. È molto molto affascinante vedere questa massa informe, diciamo, o comunque che ha una forma, ma una forma standard del metallo, dove ce ne sono a migliaia di pezzi, che prende man mano forma e si trasforma in una forma che può essere un animale, una voluta per un cancello, un portacandele, una qualsiasi cosa che uno vuole.